Ciao, mi chiamo Mattias Wiking e sono un programmatore multigiocatore di Green. Ciao, sono Daniel Platt, progettista di livelli qui alla Green. Benvenuti al terzo capitolo del diario di sviluppo. In multigiocatore ci sono le modalità originali di Ghost Recon, come Deathmatch, Deathmatch a squadre, Hamburger Hill e Assedio. E ora c'è Recon vs Assault, una modalità specifica per GRO 2 PC, in cui i fantasmi americani devono far saltare dei mezzi di contraerea e i ribelli messicani devono difenderli. I fantasmi usano il Crosscom 2.0 per scambiarsi informazioni e organizzare azioni furtive e imboscate, mentre i ribelli messicani contano essenzialmente sulla potenza di fuoco. Grazie al sistema di designazione, i giocatori in ricognizione possono tenere d'occhio quelli in assalto. Questo permette di vedere dove si trovano gli avversari mentre si gioca. Gli assaltatori sono anche in grado di togliere le designazioni dai propri compagni, e designando e togliendo le designazioni si ottengono punti. Questi punti servono a salire di grado, e i gradi consentono di avere un equipaggiamento migliore. All'uscita del gioco ci saranno molti altri server dedicati a disposizione e abbiamo anche previsto un server dedicato autonomo per consentire a tutti voi di impostare i vostri server. Non serviranno altri codici di gioco o copie extra del programma, basterà installarlo e avviare il server dedicato. GRO 2 prevede anche un sistema anti-cheat che comprende le funzioni di file check, speed hack e acquisizione immagini per gli amministratori. Inoltre in GRO 2 si può usare TeamSpeak per la comunicazione vocale in partita. Utilizziamo GameSpy per classifiche e registrazioni statistiche, così potete andare online e vedere come ve la cavate, oppure organizzare le vostre classifiche personali. Se volete provare tutte queste funzioni, giocate la demo. Oppure comprate il gioco e ci vedremo online.